Oggi Piazza Verdi è una zona pedonale, ma un tempo era il capolinea del tram 11, il tram del Rion del Re. In via Palladio, i marciapiedi conservano la curva delle rotaie. Nel 1950, Trieste aveva 5 linee filoviarie e 2 linee di autobus, ma aveva anche una estesa rete tranviaria, con ben 11 linee. Uno di essi era il famoso tram di Opicina, a gestione privata, e le altre 10 linee erano a gestione comunale. L'azienda comunale disponeva di oltre 100 motrici tranviarie e di una cinquantina di rimorchi. C'erano 19 motrici Stanga terza serie, a carrelli, del 1938, e 27 motrici Stanga prima e seconda serie, a carrelli, del 1933-34. Ma le altre motrici erano a due assi ed erano molto più vecchie. Si trattava di 23 Bologna, del 1927, di 26 Bagnara, Savigliano, del 1925-27, e di 11 Graz, datate addirittura 1912. In confronto ai nuovi mezzi su gomma, i tram a due assi erano ormai troppo piccoli e lenti. Quindi o si acquistavano dei tram nuovi, o si dimezzava la rete, e si dimezzò la rete. E il primo tram ad essere soppresso nel dopoguerra, nel 1952, fu proprio il tram 11.
Ma non acquistando più nessun tram nuovo, alla fine tutto il materiale rotabile divenne troppo vecchio. E così, nel 1970, tutta la rete venne soppressa. E la città fu sempre più in preda degli scarichi, dei bus e delle auto. Bastava resistere ancora qualche anno, e forse anche i nostri cervelloni avrebbero capito che il tram non andava soppresso, ma potenziato. Perché il tram moderno è l'unico mezzo di trasporto ecologico che può rendere vivibile una città. E la sua gestione è perfino più economica dei bus. Infatti il tram moderno ha molte casse, ma richiede un solo conducente, però trasporta confortevolmente molti più passeggeri di quelli stipati dentro 5 o 6 dei nostri impitenti autobus, sui quali grava il costo di 5 o 6 autisti. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al mio canale per vederne altri.